ci spiega qual è il piano messo a punto dal Ministero dell'Interno per i controlli. Aveva detto in un'intervista la ministra Lamorgese che sarebbero stati controlli serrati, è così, Giusi? Sì, Giorgia, è così. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica inizierà tra circa mezz'ora, è fissato qua al Viminale alle 11. Con la ministra dell'Interno, Lamorgese, ci saranno i vertici delle forze dell'ordine e dell'intelligence. Sappiamo già che ci saranno 70.000 uomini e donne delle forze dell'ordine in campo, controlleranno soprattutto gli spostamenti, perché ricordiamo che in zona rossa non si può uscire dalla propria abitazione se non per i motivi che ormai da un anno tutti abbiamo imparato a conoscere. Si può andare però anche tra regioni se si ha una seconda casa, ma occhio alle ordinanze regionali come quelle per esempio emesse dalla Campania, dalla Sardegna, dalla Toscana, che sono ancora più restrittive. Dicevamo, i controlli saranno rafforzati soprattutto sulle strade, nei parchi, nei luoghi in cui sono maggiori i rischi di assembramenti. Tutto questo per far rispettare ancora una volta le regole, visto che i contagi ancora sono alti, un numero elevato. E poi, che dire, insomma, controlli soprattutto, dicevamo, sui parchi, anche sulle spiagge, perché complice anche il bel tempo, naturalmente le persone hanno voglia di spostarsi, hanno voglia di uscire di casa. Tra l'altro l'ha detto la stessa Lamorgese, ha detto ok a rigore nei controlli, ma ci vuole anche senso dell'equilibrio, perché si fa rispettare le norme, ma bisogna anche tenere conto della stanchezza degli italiani che sono alle prese con le restrizioni, con i divieti, con le chiusure ormai da un anno. Ricordiamo che questa sarà la seconda Pasqua in lockdown per gli italiani. Poi lo sappiamo bene, avremo maggiori dettagli. Hai ragione.